Ciao a tutti e benvenuti su Surprising Facts. Se siete pronti per un viaggio nella conoscenza e nella curiosità, siete nel posto giusto. Non dimenticate di lasciare un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun aggiornamento. Abbiamo sempre nuovi contenuti sorprendenti in arrivo, quindi assicuratevi di rimanere connessi. Grazie per essere qui. Buona visione. Come tutti sappiamo, l'Antartide, il continente ghiacciato all'estremità meridionale del nostro pianeta, custodisce molto più che semplice ghiaccio e pinguini. Sotto la sua superficie criptica, gli esploratori hanno fatto scoperte sconcertanti che sfidano la nostra comprensione del mondo. Queste rivelazioni svelano verità nascoste, avvolte nel mistero e nell'avventura. Seguimi in un viaggio affascinante ed esplora le 5 scoperte più inquietanti avvenute in Antartide. Numero 1. La misteriosa piramide dell'Antartide rappresenta una delle scoperte più affascinanti e dibattute degli ultimi tempi. Immaginatevi una struttura imponente, sepolta sotto le distese ghiacciate dell'Antartide, che sembra sfidare ogni logica storica e geologica. Questa enigmatica formazione, che ricorda da vicino le maestose piramidi egizie con i suoi 4 lati triangolari nitidi, è stata rivelata al mondo tramite immagini satellitari nel 2009, scatenando un vortice di speculazioni e discussioni. La sua esistenza solleva domande provocatorie: potrebbe l'Antartide, ora un deserto di ghiaccio inospitale, essere stata un tempo la culla di una civiltà antica avanzata? L'incredibile simmetria e le proporzioni della struttura sfidano l'idea che sia un mero capriccio della natura. Alcuni avventurano l'ipotesi di un'opera manufatta, forse testimone di una cultura sconosciuta o addirittura di visitatori extraterrestri. Nonostante il fascino di tali teorie, esiste anche un coro di scettici che attribuiscono la forma piramidale a coincidenze geologiche o a illusioni ottiche create dalle particolari condizioni di luce del satellite. Che si tratti di un fenomeno naturale, di un'antica costruzione umana o di qualcosa di ancora più straordinario, la piramide antartica continua a catturare l'immaginazione collettiva, offrendoci un affascinante enigma avvolto nel gelido abbraccio dell'Antartide. Numero 2. Nelle remote profondità dell'Antartide, un luogo oggi avvolto nel ghiaccio e nel silenzio, i paleontologi hanno disvelato rivelazioni sorprendenti che riportano indietro nel tempo, a un'era in cui il continente si presentava in maniera radicalmente diversa. Nel 2023, una ricerca rivoluzionaria guidata dalla rinomata paleobotanica brasiliana dottoressa Joseline Manfroy, in sinergia con un team internazionale di scienziati, ha squarciato il velo su una storia ardente celata nel cuore antartico, mostrando prove che circa 75 milioni di anni fa, nel periodo Cretaceo, l'Antartide non era il paesaggio ghiacciato che conosciamo oggi, ma era caratterizzata da frequenti incendi boschivi, alimentati da un'intensa attività vulcanica. Questo studio pionieristico, che ha esaminato dettagliatamente campioni fossili recuperati dall'isola Re Giorgio nelle Shetland meridionali, ha messo in discussione le ipotesi consolidate sul passato climatico antartico. Portato avanti con il supporto dell'Istituto Antartico Cileno e del Programma Antartico Brasiliano, questo lavoro ha rivelato che gli incendi non erano eventi isolati, ma un fenomeno ricorrente, strettamente legato al dinamismo vulcanico di quell'era. L'Antartide, spesso percepita come una terra di estremi, si rivela essere un prezioso archivio storico, conservando segreti che offrono una prospettiva unica sulla storia geologica del nostro pianeta. Nonostante il suo attuale aspetto isolato e ghiacciato, l'Antartide ha attraversato drastici cambiamenti nel corso delle ere geologiche, spostandosi e trasformandosi attraverso i movimenti della crosta terrestre. Queste trasformazioni hanno radicalmente modificato il suo ambiente, da lussureggianti foreste a vaste distese di ghiaccio, narrando una storia di continui cambiamenti e adattamenti. Numero 3. Occultata nei meandri della storia giace una mappa che trasgredisce i confini della comprensione tradizionale, l'enigmatica mappa di Peary Race. Creato nel 1513 dall'illustre ammiraglio e cartografo ottomano, questo straordinario documento cartografico ha stuzzicato la curiosità degli eruditi per la sua incredibile dettagliatezza, precedendo persino la cosiddetta scoperta ufficiale del Nuovo Mondo. Tuttavia, l'elemento più stupefacente di questa mappa è la rappresentazione di un'Antartide non ancora avvolta dai ghiacci, un dettaglio che ha suscitato stupore e congetture. Scoperta tra le antiche mura del palazzo di Topkapi a Istanbul nel 1929, la mappa ha mandato onde di stupore nella comunità scientifica, sollevando interrogativi su come Peary Race potesse aver delineato con tale minuzia le coste,
le isole e le catene montuose in un periodo in cui la cartografia era ancora in fasce. La rappresentazione di un'Antartide svelata dai ghiacci ha scatenato un vortice di ipotesi riguardanti la possibilità che antiche civiltà, dotate di conoscenze cartografiche sorprendentemente avanzate, potessero aver lasciato tracce del loro passato. Le speculazioni sull'origine di questa mappa variano enormemente. Alcuni teorizzano che sia frutto delle conoscenze di una civiltà scomparsa, altri ipotizzano interventi extraterrestri o persino anacronismi temporali. C'è chi sostiene che Piri Reis avrebbe potuto basarsi su mappe antecedenti, oggi perdute, mentre i critici contestano la veridicità della rappresentazione antartica, sollevando dubbi sulle presunte fonti di questa eccezionale opera cartografica. Nonostante le controversie, la mappa di Piri Reis resta un mistero affascinante, stimolando ulteriori indagini nel campo della cartografia antica e nelle sue connessioni con le civiltà storiche. L'aura di mistero e l'appello alla curiosità che circonda questa mappa persistono, ispirando studiosi e aficionados a riflettere sui segreti del nostro passato e sulle potenziali conoscenze antiche ancora da svelare. Numero 4. L'Endurance rappresenta un capitolo emblematico nella cronaca dei naufragi storici, essendo la nave protagonista della celebre spedizione transantartica guidata dall'audace esploratore Sir Ernest Shackleton. Questa missione aveva l'ambizioso obiettivo di compiere la prima traversata terrestre dell'Antartide, connettendo i due estremi del continente gelato. L'Endurance salpò nel 1914 dall'isola della Georgia del Sud, puntando verso il gelido Mar di Weddell. Il destino, però, aveva in serbo prove ardue. La nave venne presto imprigionata nelle implacabili grinfie del pack antartico, e nonostante gli strenui tentativi, il ghiaccio serrò la sua presa fino a spezzare lo scafo, inghiottendo la nave nelle fredde profondità nel 1915. La saga dell'Endurance non terminò con il suo affondamento, segnò l'inizio di un'incredibile odissea di sopravvivenza per Shackleton e il suo equipaggio, che dimostrarono un'indomabile resilienza, affrontando mesi di esistenza precaria sui pack alla deriva, per poi intraprendere un viaggio disperato verso l'isola Elephant in una piccola imbarcazione, che sfociò in uno dei più straordinari salvataggi della storia marittima. La scoperta del suo relitto, avvenuta nel marzo 2022, ha scritto un nuovo capitolo di questa epopea marina. Ritrovato dopo oltre un secolo nel silenzio delle profondità antartiche, a circa 3048 metri sotto il mare, il relitto dell'Endurance ha stupito gli storici per il suo stato di conservazione. Questo ritrovamento ha ravvivato l'interesse verso le gesta leggendarie di Shackleton, il suo equipaggio, e la loro indomabile volontà di sopravvivenza contro ogni avversità. Numero 5. Nelle oscure profondità sotto il vasto manto di ghiaccio antartico, si cela un tesoro genetico di inestimabile valore, un archivio di DNA antico, avvolto nel mistero di aree lontane, che sta emergendo alla luce grazie agli sforzi incessanti della comunità scientifica. Questi resti genetici, noti come DNA sedimentario antico o seda DNA, hanno squarciato il velo del tempo, rivelando informazioni risalenti a oltre un milione di anni fa, stabilendo un nuovo benchmark per l'antichità del DNA sedimentario marino scoperto fino ad oggi. Questa straordinaria scoperta ha avuto inizio nel 2019, quando il programma internazionale Discovery Oceanico ha indagato le acque gelide a nord dell'Antartide. La missione ha accidentalmente portato alla luce queste preziose reliquie genetiche, che un recente studio pubblicato su Nature Communications ha esaminato minuziosamente per la prima volta, stabilendo l'età di questi frammenti DNA. Il team di ricerca ha identificato specifici segni di deterioramento nel DNA, scoprendo che i frammenti più antichi hanno sfidato il trascorrere dei millenni, risalendo a un milione di anni fa, superando il precedente record di DNA antico trovato nel permafrost artico, datato a circa 650.000 anni fa. La professoressa Linda Arre, autrice principale dello studio, è rimasta stupita da questa scoperta, indicando che questi frammenti rappresentano il DNA marino più antico mai identificato, preservato incredibilmente, intatto grazie alle condizioni estreme del fondale oceanico, temperature gelide, scarsità di ossigeno, e l'isolamento dalle dannose radiazioni UV. La maggior parte di questo antico DNA sedimentario appartiene a eucarioti, organismi che includono animali, piante e funghi, con una notevole prevalenza di diatome, microalghe fotosintetiche che sono fondamentali negli ecosistemi oceanici contemporanei. Questa scoperta non solo spalanca una finestra sulla biodiversità passata, ma illumina anche momenti cruciali della storia climatica del nostro pianeta.
I dati estratti suggeriscono significative fioriture di diatomeri salenti a circa 540.000 anni fa, coincidenti con un periodo interglaciale che ha visto una drastica riduzione dei ghiacci antartici e un aumento della temperatura oceanica, fattori che hanno probabilmente catalizzato un'esplosione nella popolazione di queste alghe. Grazie mille per aver guardato il nostro video, non perdete l'opportunità di restare aggiornati con i nostri prossimi contenuti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e seguiteci per scoprire insieme nuove incredibili storie.